Ciao ragazzi, bentornati su News Formula 1 per commentare insieme le qualifiche del Gran Premio di Silverstone. Il primo atto perché si correrà due volte a Silverstone. Qui con me, io sono Davide Russo, c'è anche l'ingegner Melorio. Ciao Luca. Ciao Davide, buonasera a tutti. Allora, cosa ci hanno detto queste qualifiche? Cerchiamo di sintetizzare un po' quelle che sono le tematiche della giornata e poi ovviamente svisceriamo un po' tutti gli argomenti. Allora, la Mercedes continua a dominare con Hamilton davanti a Bottas e Lewis Hamilton oggi è stato in grado di rifilare poi nel momento in cui contava, ovviamente nelle ultime battute, 3 decimi sul compagno di squadra che domani dovrà per forza di cose inventarsi qualcosa se vuole tenere aperte le sue chance, le possibilità ovviamente di giocarsi questo titolo mondiale. Alle spalle quindi della prima fila dominata dal nero Mercedes c'è Max Verstappen davanti a Charles Leclerc, che è stato protagonista di un giro sicuramente ottimo, e davanti ovviamente al pilota monegasco troviamo questa coppia, Luca, di piloti Mercedes che sembra inavvicinabile. Cioè tu ovviamente dal punto di vista ingegneristico ieri ci hai anche un po' descritto i segreti della W11. Ma ti aspettavi in questa stagione questa capacità poi di Hamilton e Bottas di dominare la concorrenza? Una tale semplicità? No, perché ragazzi stiamo parlando di una macchina che Bottas nel Q2 ha rifilato un secondo a tutti gli altri su gomma gialla, ha messo il record della pista su gomma gialla nel Q2 e sistematicamente loro due sono sempre stati su un altro piano prestazionale, sempre un secondo, almeno un secondo davanti a tutti. Infatti ieri si è visto che appunto sia un po' le temperature più alte, sia perché evidentemente giravano su mappature meno spinte, erano più o meno in linea con i tempi degli altri, ma come era sospettabile oggi con temperature più basse e con mappature spinte non c'è proprio storia. Ragazzi, sono due formule, stiamo assistendo alla Formula 1 e alla Formula Mercedes, c'è poco da dire. Infatti facciamo i nostri complimenti a Verstappen per la pole position della Formula 1 e a Leclerc che su una SF1000 che con tutti i suoi problemi, è riuscito comunque a piazzarla in quarta posizione alle spalle di un ottimo Verstappen su una Red Bull che è comunque superiore alla Ferrari, quindi tanto di cappello a Leclerc. In terza fila ci sarà Lando Norris, pilota inglese che ovviamente conosce bene il tracciato sulla McLaren, sesto Lance Stroll, settimo Sainz, ottavo Daniel Ricciardo, nono Esteban Ocon, quindi ottavo e nono le due Renault, decimo Sebastian Vettel che chiude la top ten, e alle spalle del tedesco abbiamo Gasly, Albon, e questo è un argomento che tratteremo approfonditamente, perché Albon oggi ha veramente dimostrato un distacco rispetto al compagno di squadra Verstappen enorme e allarmante, perché poi sappiamo Helmut Marko come agisce in queste situazioni. In questo inizio di stagione, il ragazzo di origini thailandese sta dimostrando davvero di non riuscire a tenere il passo del compagno olandese, quindi vedremo cosa accadrà. Davanti a Nico Hülkenberg, che è stata un po' la novità di questo weekend, dopo la positività al Covid-19 di Sergio Perez, il pilota tedesco oggi ha corso le qualifiche, ma è stato un po', diciamo, forse condizionato da una preparazione fisica non all'altezza, soffriva tantissimo col collo ed è un po' la delusione, no? Questo Hülkenberg tredicesimo, Luca. Sì, diciamo comunque delusione relativa perché comunque ricordiamo che lui ritorna adesso a guidare una Formula 1 dopo tanto tempo di inattività, è stato praticamente buttato giù dal letto 2 giorni fa, si può dire sportivamente parlando, si è messo a guidare un'auto da Formula 1, tra l'altro molto particolare, prestazionale. Ragazzi, non si può chiedere la luna subito, non ci si poteva comunque aspettare un Q3 facile o che la potesse mettere facilmente nelle prime posizioni. Secondo me potremmo vedere sicuramente un risultato migliore per Hülkenberg già domani in gara, o anche già nel prossimo Gran Premio che si correrà sempre a Silverstone. Dani Kvyat in 14ª posizione, anche lui in questo inizio di stagione 2020 comunque sta accusando quasi sempre dei distacchi da Gasly. 15esimo Russell, bravo comunque a mettersi in Q2, e eliminati subito in Q1 sia le Haas che le Alfa Romeo. Questo è un altro argomento
comunque che ci deve far riflettere, perché sia Kevin Magnussen, Giovinazzi, Raikkonen e Grosjean non si sono riusciti neanche poi a qualificare al Q2, e invece partirà ultimo Latifi, che oggettivamente sta facendo rimpiangere Kubica, e l'abbiamo detto, questo pilota canadese che non si è visto, diciamo, in queste prime battute all'altezza della concorrenza, all'altezza di questa nuova generazione che sta impressionando nel circus della Formula 1. Sì, sicuramente. Latifi anche oggi nelle prove libere è andato fuori più di una volta, non si è dimostrato comunque ancora all'altezza di guidare in Formula 1, ripetendo le prestazioni per esempio anche dello stesso Kubica. Quindi sì, un po' di delusione, ma soprattutto la più grande delusione, io direi, si sta confermando Albon in Red Bull, perché si sta un po' ripetendo quello che era Gasly l'anno scorso. E sappiamo come è andata a finire, in Red Bull hanno poca pazienza, quindi Albon probabilmente sta soffrendo questa situazione, però il distacco da Verstappen è veramente, veramente tanto, un po' come appunto Gasly l'anno scorso. Non so come possa andare a finire, lo vedo abbastanza improbabile che possano ricambiare un'altra volta Albon con Gasly, perché sarebbe veramente ai limiti del ridicolo. Però sicuramente la situazione non è facile. La Red Bull, che è un'ottima vettura quest'anno, si ritrova ancora una volta ad avere un solo pilota, che è Verstappen, quindi non è una bella situazione. Hanno provato chi ha? Hanno provato Gasly, hanno provato ovviamente con Albon. A questo punto io credo che debbano anche un po' cambiare questa filosofia. Magari un pilota esperto potrebbe garantire un apporto maggiore, specialmente se poi Red Bull Honda vuole puntare al titolo costruttore. Al momento ovviamente c'è Perez, che è sotto contratto con Papa Stroll, però se dovesse liberarsi il messicano, con ciò che abbiamo detto nelle settimane scorse, nei precedenti video, con questo flirt che sta nascendo tra Aston Martin e Vettel, probabilmente potrebbe essere un buon pilota di sostanza che porta regolarmente a casa punti, e non è tanto una questione solo di classifica, perché poi alla fine classifica alla mano Albon comunque è in sesta posizione in classifica piloti, ma è un distacco cronometrico che risulta davvero paradossale rispetto a Verstappen, sì. Ciò specialmente in qualifica si vince e non fa pendere, diciamo, l'ago della bilancia per il thailandese, perché Helmut Marko davanti a dei ritardi di prestazione del genere, poi sappiamo che agisce e lo fa anche ex abrupto. Allora, vediamo invece un'altra tematica importante, quella di Vettel. Vettel non è riuscito poi alla fine a migliorarsi, è stato anche protagonista di un'uscita dalla pista e partirà in una decima posizione, che quindi non è semplice, insomma, sul tracciato di Silverstone così veloce, con un passo gara che comunque la Ferrari ha dimostrato di soffrire. Tu domani che gara ti aspetti dal 4 volte campione del mondo? Sicuramente una gara di sofferenza. Comunque c'è da dire che Vettel è da venerdì che sta avendo dei problemi. Magari chi non ha seguito le prove libere, questo particolare non lo conosce, ma Vettel praticamente non ha girato nelle prove libere perché ha avuto un problema all'intercooler, quindi gli è stato dovuto sono state fatte delle operazioni sul suo turbo compressore e praticamente non ha girato nelle prove libere. E oggi, già dalle prove libere 3 e anche oggi in qualifica, ha avuto un problema con il pedale del freno. Si è lamentato tutto il tempo di questo problema e lo ha penalizzato, quindi questo decimo posto è figlio sicuramente di tutti questi problemi che ha avuto, più che di una sua mancanza di prestazione. Salutiamo un po' di ragazzi che ci stanno seguendo, salutiamo Saliu, salutiamo Marco e Domenico che commenta, sta un po' perdendo l'interesse per questo sport che sta diventando una barzelletta. E Domenico, purtroppo noi lo ripetiamo spesso perché siamo, diciamo, molto diretti su questo argomento. La Formula 1 si sta un po' sconfessando, si sta snaturando. Anche la questione Hulkenberg, Luca, tu non trovi che sia assurdo che sia arrivato poi un pilota che praticamente è in vacanza? Cioè anche la questione del fatto che non esista più il terzo pilota, il Badware di turno, che ti collaudava ovviamente
vista le vetture e oggi tra simulatori e regole abbiamo visto che quasi le squadre sono costrette a non allenarsi, perché sono obbligate, diciamo, anche quando ci sono state emergenze come il Covid, Lando Norris ha corso su una Formula 3 per cercare di tenersi in forma. Io trovo che tutto questo sia paradossale. Sì, sicuramente, ma ci sono tanti temi paradossali ormai in Formula 1. E sembra ormai sì, la sensazione è questa, che ci si perde l'interesse, perché a parte vedere sempre vincere gli stessi, ma per me la Mercedes potrebbe anche, per esempio, il tema della Mercedes, no? Per me la Mercedes potrebbe anche vincere continuamente, ma farlo in una maniera più combattuta. Qua si parla che veramente che tu sai già dalla qualifica che quei due se la giocano da soli, in gara sai già che a meno di sconvolgimenti quei due arriveranno primo e secondo, e quindi è questo che fa perdere giustamente l'interesse. Poi ovviamente ci sono le tematiche legate all'eccessivo uso del simulatore, del non avere più il terzo pilota vero, ogni scuderia in effetti non si capisce chi è il terzo pilota. Pare che la pista non conta più, contano più le simulazioni, e questo giustamente la Ferrari lo sta pagando, perché la Ferrari per esempio si basa molto sull'uso del simulatore, va molto poco in pista, e questa cosa la paga, perché il simulatore può essere perfezionato quanto vuoi tu, ma è un simulatore, la pista dice altro. Ma ci sono tante tematiche, quindi giustamente le persone sono molto ora annoiate da tutto questo, e purtroppo non possiamo nasconderci dietro un dito, la Formula 1 è diventata noiosa, purtroppo c'è poco da dire. Allora Michele cerca Giovanni Messi, ci sarà magari domani o settimana prossima, quindi tornerà con noi a commentare ovviamente i weekend di gara. Allora Andrea invece ci dice: a questo punto credo che anche Hamilton e Red Bull prenderebbe la paga da Max. Allora questo è purtroppo è un po' la domanda che si pongono tutti, cioè Hamilton è effettivamente il pilota invincibile come diciamo viene descritto specialmente su web magazine stranieri, inglesi, o probabilmente su di un'auto come la Red Bull o come insomma la Ferrari farebbe fatica. Io sono convinto che ovviamente lì si è creato un binomio perfetto, perché Lewis ha dimostrato in passato di essere sicuramente un pilota che si è meritato l'auto migliore del lotto, psicologicamente molto forte, ha personalità, però è stato veramente vincendo da solo. Quest'anno è una situazione veramente ai limiti del ridicolo. Lo stesso telecronista in TV che parla di chapeau all'ennesima pole position di Hamilton risulta davvero a questo punto scontata, cioè ogni qualifica ha un solo dominatore, si tratta semplicemente di capire se Bottas può essere a pari di Hamilton. Esatto, in questo Hamilton lui fa la qualifica da solo, cioè gareggia lui e Bottas. Quindi Hamilton ha teoricamente il 50% di probabilità di fare la pole ogni volta, perché se la gioca con un altro pilota. E comunque c'è da dire che Bottas sul giro secco non è un pilota da poco, anzi lui è molto veloce sul giro secco, quindi comunque Hamilton se la gioca ogni volta con Bottas, però Hamilton ha sempre quel quid in più. In ogni caso, se non è primo è secondo Hamilton, ragazzi, perché non c'è proprio possibilità, c'è un secondo tra i primi due e il terzo, un secondo almeno, quindi non c'è competizione. Quindi io poi mi stupisco dello stesso Hamilton, che lui dichiara candidamente che si diverte a fare questo. Cioè io da pilota, alla lunga, non potrei dichiarare una cosa del genere, non posso divertirmi a correre da solo, perché lui se parte primo, dai, vince da solo, si diverte a fare i giri veloci della pista, finisce di correre, va a registrare un singolo, va a giocare con a fare il rapper, e cioè se si diverte è buon per lui, però non è un bello spettacolo da vedere, e sinceramente anche da pilota non riesco a concepire come possa essere divertente una cosa del genere. Allora, molti commenti arrivano su Vettel, e c'è Marco Bigliardi che dice: Vettel potrebbe portare molta esperienza in un team, e rispondo anche contemporaneamente ad Andrea che aggiunge: sconsiglio a Vettel di affiancarsi a Max Verstappen attualmente. Allora diciamo che il tedesco ha davanti probabilmente l'opzione a Aston Martin, ovviamente se non vuole retrocedere in team bassissima lega come in questo momento la Haas, che probabilmente
qualcosa a livello piloti cambierà, ma l'Aston Martin forse rappresenta il prossimo anno la squadra migliore, perché comunque la Mercedes dell'anno scorso, sappiamo cosa c'è dietro a SRP20, quindi probabilmente quella è la sua grande chance, potrebbe entrare nel mondo Mercedes, magari sperando un domani di sedersi sul sedile giusto, ovviamente quello della stella. Però diciamo che Seb ha davanti a sé anche un'alternativa diversa, che è quella che ha paventato Ralf Schumacher in una recente intervista, ovvero di andare in Alfa Tauri. Quindi eviterebbe la pressione anche psicologica che ci sarebbe comunque dal confronto con Max Verstappen per calarsi in quella realtà che lo lanciò in Formula 1. Ricordiamo che la prima vittoria arrivò in Italia proprio su Pinato Rosso. Sarebbe sicuramente un passo indietro, ma in questo momento comunque, se le regole verranno approvate circa la Racing Point, l'Alfa Tauri diventerà una Red Bull B, quindi ci saranno quattro Red Bull sostanzialmente, come ha spiegato anche il Marco con una recente battuta. Quindi questo è il futuro di Vettel il prossimo anno. Lui ci sta ragionando, sta pensando un po' quale può essere il pacchetto migliore per ritornare ad essere competitivo. Sì. Diciamo personalmente credo che comunque anche se l'anno prossimo l'Alfa Tauri dovesse essere la Red Bull di quest'anno più o meno comunque sarebbe un passo indietro per Vettel, quindi lui, io penso che lui stia puntando o alla futura Aston Martin o a, perché no, diventare compagno un'altra volta in Red Bull di Verstappen, perché in effetti questi sono i team competitivi, altrimenti per lui potrebbe anche prendersi un famoso anno sabbatico in cui dedicarsi ad altro, fare altre cose, altre competizioni, prima di aspettare di ritrovare un sedile, perché comunque lui ha ultimamente dichiarato che lui vorrebbe tornare a vincere, lui auspica per se stesso un quinto titolo mondiale. Andare in Alfa Tauri significa restare nel circus giusto per farlo, ma senza comunque avere l'ambizione di vincere, perché è impossibile pensare che l'Alfa Tauri l'anno prossimo possa avere anche una minima possibilità. Quindi non lo so, Vettel, cosa farà? Luca, ti giro una domanda di Marcello, ovviamente sì. Una domanda tecnica. Allora, pareri sul secondo di Mercedes, che ovviamente dà a tutte le altre auto dell'otto. 4 decimi di telaio sospensioni, 6 decimi di motore? Come si spiega? Tu come lo spieghi, diciamo, questo vantaggio di un secondo rispetto alla concorrenza? Beh, si spiega innanzitutto con il fatto che hanno fatto un grandissimo lavoro sulla Power Unit, un lavoro di cui non si è a conoscenza, in effetti non sappiamo come abbiano fatto a creare un comparto motore così prestazionale, restando nei regolamenti FIA, però quello che si può sapere e si può notare con certezza è che hanno fatto un grandissimo lavoro sull'aerodinamica di questa V11, che non è altro che una V10 perfezionata. Non hanno fatto altro che prendere i concetti propri della SF90 come la filosofia Outwash, implementando quindi una filosofia puntata sulla velocità, sul dritto, più che sulla stabilità in curva come era per esempio la V10, perché ricordiamo che la V10 pagava un po' i rettilinei in favore delle curve. Questa V11 invece è un'astronave sui dritti, sulle curve medie, sulle curve veloci, in ogni punto, perché hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Quindi io, diciamo, non riuscirei neanche a dare una distinzione tipo 6 decimi di motore, 4 di telaio, eccetera. Diciamo, è un po' difficile, però è tutto il comparto Mercedes che ormai è completamente sviluppato, perché loro lavorano durante l'anno, vedono le criticità e le cercano di metterci una pezza ogni volta per aumentare poi la prestazione dell'anno successivo. Ragazzi, la Mercedes è un passo avanti, c'è poco da fare, cioè non uno, ma anche 2-3. Infatti Luca aggiunge, sembra un po' l'anno della Brun GP, cioè è impossibile che non abbiano trovato qualcosa che altri non hanno. Sicuramente quello fu un anno un po' fiacco, però per la Formula 1, io non lo considero neanche un campionato di Formula 1 quello, però va detto che in quella stagione la Red Bull rimontò, se ricordi, nella seconda parte di stagione, quindi quantomeno alla fine si arrivò ad avere un campionato comunque, non dico equilibrato, perché tendeva a perdere ovviamente Button e Barrichello, poi divenne campione del mondo piloti Jenson Button, ma almeno Vettel, diciamo, si avvicinò nella seconda parte di stagione. Quest'anno invece davvero sembra inavvicinabile la stella.
Giorgio, sì. Tra l'altro, c'è previsione, giro questa domanda, previsione per domani, Hamilton, Verstappen e Bottas, salvo problematiche. Sì, Hamilton primo, salvo problematiche, siamo d'accordo, sicuramente. Lui se parte bene non ha problemi alla partenza, se non succedono safety car, incidenti particolari e lui rimane primo, lui farà come ha fatto in Ungheria, su questo non ci piove. C'è da vedere un poco appunto le dinamiche della partenza. Bottas ha deluso nell'ultima gara, Verstappen non è mai stato un asso con le partenze, si possono mescolare un po' le carte sicuramente, però diciamo il podio a meno di sconvolgimenti secondo me è già annunciato per gran parte, Hamilton, Bottas, probabilmente Verstappen, però secondo me Leclerc domani potrebbe stupirci, potrebbe stupirci perché questa è una pista che lo esalta, la macchina comunque diciamo almeno sul giro secco è ben bilanciata, bisogna vedere sul passo gara, però Leclerc è sempre il pilota che caccia qualche magia dal cilindro. Assolutamente, guarda, c'è Marco che aggiunge a proposito poi di sviluppi e di eventuali variabili nel corso del campionato 2020, che tra i due Gran Premi di Silverstone ci sarà un film in day nel quale la Ferrari ovviamente cercherà di portare degli aggiornamenti, si parla di una SF1000B in preparazione del trittico di Gran Premi italiani, ovviamente sarà anche Spa, che è un'altra pista comunque molto molto veloce. Tu ti aspetti, io francamente non mi aspetto una rivoluzione, te lo dico apertamente, perché io credo che il distacco è talmente evidente che forse riusciranno a limare qualcosa, però pensare ad una monoposto completamente rivisitata o con un muso stretto in stile Mercedes o comunque che si avvicini a giocare le vittorie, io non ci credo. No, se ne parlava già dall'Ungheria, di una Ferrari SF1000 versione B, ma non c'è stata per niente. Si parlava di aggiornamenti importanti per Silverstone e non sono arrivati. Ora si parla del filming day e non si fa altro che procrastinare questa versione B della SF1000, ma la realtà dei fatti è che non potrà mai esistere una SF1000B che sia completamente diversa da questa, perché per esempio la questione muso stretto, ragazzi, la questione muso stretto non la si può fare così, perché il muso stretto non è un componente aerodinamico come un bargeboard o un alettone o una piccola, per avere il muso stretto bisogna progettare l'auto fin dall'inizio, anche il telaio, tutto il resto della vettura, lo scarico dei flussi, cioè per avere il muso stretto bisogna fare un progetto basato su quello. Il progetto ora non lo si può toccare, i regolamenti parlano chiaro, quindi il muso stretto quest'anno non lo si potrà avere. Si potrà avere un muso corto, si potrà avere qualche diffusore per cercare di un po' copiare la filosofia Mercedes dell'anteriore, ma una rivoluzione tale non si potrà mai avere. Purtroppo quest'anno va così. E infatti è arrivato un commento di Francesco che dice: se non dovesse esserci alcun avvicinamento degli altri top team alla Mercedes, è anche colpa dei regolamenti che bloccano gli sviluppi, e questo è un dato di fatto. Sì. Cioè, diciamo che è un problema. Sì, è un problema enorme che si sta autodistruggendo con le sue stesse mani. Perché se tu sai che comunque hai un team così forte, ci sono successi già altri domini, insomma, nella storia della Formula 1 c'è stato ovviamente il periodo Ferrari, c'è stato il periodo Williams, il periodo McLaren, adesso viviamo questo Mercedes e anche quello Red Bull famoso con le vittorie di Vettel, però si è sempre cercato poi di trovare un cavillo che permettesse agli altri team di avvicinarsi. In questo momento, anche a causa del Covid, che ha prolungato le regole che sarebbero dovute essere diverse dal prossimo anno, invece rimarranno le stesse, rimarranno anche più o meno le stesse auto anche il prossimo anno, diventa difficilissimo, perché i team si trovano davanti ad una scelta: o investire per il 2022, e questo è quello che Elkan in una famosa intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto, cioè tifosi abbiate pazienza, dimenticandosi che in realtà sono più di 10 anni che la Ferrari ha pazienza, ma bisogna aspettare il 2022 per tornare competitivi. Quindi è difficile anche da questo punto di vista, e non è detto che poi la Mercedes dal 2022 scompari, specialmente perché questa Power Unit che al momento rappresenta forse veramente la ciliegina di questa straordinaria organizzazione di squadra, potrebbe continuare comunque a essere molto competitiva. Sì,
Noi si dà per scontato a Elkan quando parla dicendo aspettate, aspettate il 2022, come se poi nel 2022 gli altri spariscono. Cioè, secondo voi Mercedes sta con le mani in mano? Mercedes, soprattutto ora che ha una macchina estremamente competitiva di un secondo rispetto alle altre, ha tutto il tempo e la calma del mondo per sviluppare un'auto estremamente competitiva anche per il 2022. Quindi, se la Ferrari è vero che investe per avere un'auto competitiva per il 2022, non può pensare che gli altri spariscano e dare per scontato che il mondiale potrebbe essere facile da vincere. Quindi, diciamo, il problema è che con il congelamento degli sviluppi, un'auto che parte sbagliata come la SF1000 non può recuperare, e quindi da qui il discorso della mancanza di competizione, perché quel team dice praticamente si vede un intero anno cancellato dalla possibilità di competere proprio perché non può fare nulla di concreto poi sullo sviluppo dell'auto. Allora, a tal proposito, Toto Wolff è intervenuto con una dichiarazione molto interessante che adesso leggo. Allora, ha detto: ho letto le dichiarazioni di Elkann, ma risulta un po' difficile per me giudicare. È davvero la mossa giusta spiare 2 stagioni così in anticipo per prepararsi direttamente al 2022? Possiamo iniziare a sviluppare la nuova vettura solo a gennaio dell'anno prossimo, quindi cancellare già adesso questa stagione non darà alcun tipo di vantaggio per il futuro. Quindi non credo sia mio compito comunque commentare i progetti della Ferrari. Però insomma, come al solito, Wolff l'ha buttata un po' lì, no? Ha provocato dicendo siete la Ferrari, un brand storico come voi, buttare 2 anni così non mi sembra diciamo, la mossa migliore. Sì, Wolf è un provocatore e non fa altro che alimentare questo, sta giocando sulla debolezza Ferrari interna, dice, raccontandogli pure, guardate, voi siete Ferrari, che state combinando? Cioè lui non fa altro che alimentare questa problematica interna, buttandola lì, stuzzicando Binotto in continuazione. Quindi giocano anche sporco da questo punto di vista, anche psicologicamente, perché ricordiamo il fatto di aver messo in pista poi di fatto 4 Mercedes, perché diciamoci chiaramente che la Racing Point è impossibile che possa aver sviluppato da sola certi concetti, e diciamo 2 più 2 fa sempre 4, e loro fanno quello che vogliono, fanno evidentemente quello che vogliono. Se la FIA adesso reputerà legali le Racing Point, verrà praticamente confermato che loro fanno quello che vogliono e hanno l'arroganza per farlo. E poi bisognerà vedere l'anno prossimo gente come Helmut Marko come si comporterà, perché se poi l'anno prossimo lui dice bene, le Racing Point sono legali se sono della copia della Mercedes, allora l'Alfa Tauri sarà la copia della Red Bull e voi non mi potrete dire niente. Ma in questo modo si distrugge tutto, si distrugge il senso dello sport, perché a questo punto anche io, se avessi un capitale, potrei fare una scuderia, copiare la Mercedes e vado a partecipare. Che senso ha? L'ha detto anche Franz Tost dell'Alfa Tauri, ha detto che a questo punto le cose stanno così, tanto vale comprare direttamente il progetto perché questo sta diventando insomma la Formula 1, che poi tra l'altro ci sono anche team come McLaren e Renault che non hanno uno junior team. Quindi mentre diciamo la Ferrari potrebbe appoggiarsi all'Alfa Romeo teoricamente, perché abbiamo visto oggi e gli altri team motorizzati Ferrari un disastro, ma proprio un disastro Sì. nelle tecnologie, sia le AS che le Alfa, e non è una questione ovviamente di piloti, perché Kimi Raikkonen penso che nessuno di noi può pensare di metterlo in discussione, ma si sta facendo una fatica terribile. Cioè, la Ferrari sembra rimasta anche lì con dei Sì. concetti dell'ala anteriore ferma, ma proprio immobile praticamente. Allora, Luca, Non c'è leggi un po' sviluppo. magari di dichiarazioni che sono arrivate dei primi tre, cioè Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Max Verstappen. Allora, Max Verstappen ha dichiarato che penso che il mio giro già alla fine del Q2 fosse piuttosto buono, però credo che già all'inizio delle qualifiche loro erano troppo veloci. Bisogna accettarlo e cercare di fare il meglio in questa situazione. Per noi ora è il terzo posto, quindi sono soddisfatto di questo. Anche dopo l'Ungheria, dove ho voluto rimontare dopo 3 qualifiche deludenti, vediamo questa gara. Siamo un po' più vicini, non significa che potrò lottare con loro, ma almeno ho una possibilità.
Diciamo, Verstappen è consapevole che il terzo posto equivale alla pole position, come ho ironicamente dichiarato anche io all'inizio, ma perché è così? Quindi loro l'unica possibilità che hanno in partenza è se la può giocare comunque in gara, perché in gara può succedere comunque di tutto, diciamolo. Però il dato di fatto è che anche Verstappen si vede tolta la possibilità di competere ed è un peccato perché lui è un pilota che vale tantissimo, è molto maturato e se avesse una macchina realmente competitiva darebbe moltissimo filo da torcere a Hamilton e vi dico che non sarebbe scontata la vittoria di Hamilton se Verstappen avesse una macchina come la sua. Quindi Verstappen è il primo dei delusi in questo momento. Ti farà veramente incavolare il commento di Hamilton in alto sopra quello di Verstappen, che ha commentato: alla fine c'è un grosso distacco tra noi e il terzo posto, ma non importa. È Valtteri che mi spinge al limite fino all'ultimo giro. Ha fatto un lavoro fantastico. Io ho fatto qualche cambiamento prima della qualifica, ma ho peggiorato la situazione. Ho faticato tantissimo, proprio tantissimo. Sì, Visto mamma mia. che per fare questo, insomma, 1-2 Mercedes proprio si è distrutto. Il circuito è Sì. fantastico, ma le varie folate di vento, a volte in faccia, a volte in coda, ti cambia tutto da un giorno all'altro. Questo è vero, perché a Silverstone diciamo che c'è questo comunque fattore. Bisogna cercare di gestire tutto bene. Cioè, io veramente. Veramente si prende in giro da solo, secondo me, cioè, perché veramente non puoi dichiarare questo, cioè, non importa, bravo, ti diverti a vincere così, accendi la PlayStation, metti in modalità facile e ti diverti, bravo, che ti devo dire? Perché comunque Valtteri mi spinge al limite fino all'ultimo giro, sì, vabbè, diciamo, in qualifica potrebbe anche essere vero, ma non, in gara si vede tranquillamente che lui non ha il tuo passo e Su regge da solo. tre decimi per Anche cioè, 3, sì. io Ripeto. ho di vista la Formula 1, proprio che cosa è la Formula 1, perché in tre decimi Sì. dovrebbero starci 10 piloti, eh? Cioè, la Sì, Formula 1 di sì. oggi sta diventando qualcosa che non lo so, che vantaggio vuole avere Hamilton da Bottas, mezzo secondo? Cioè, No, secondo me ma è così. E in quei 3 decimi vi dico che in quei 3 decimi c'è il pilota, perché la macchina è la stessa, e in quei 3 decimi c'è la bravura di Hamilton, che io ripeto essere un grandissimo pilota, ma appunto questo la dice lunga su Bottas. Bottas non è Rosberg, non è Alonso, non è Vettel, è un buon pilota, ma non può competere con Hamilton. Hamilton non può raccontare la baggianata che è spinto da Bottas, perché Bottas è forse il secondo pilota più secondo che sia mai esistito. Forse anche ai livelli di Barrichello, ma nemmeno. Quindi, boh, queste dichiarazioni poi non fanno bene. parliamo un po' di Ferrari, va? Leclerc, c'è questa questione aperta dell'Unsafe Release, ha spiegato Stroll, non l'ho proprio visto, e ovviamente anche lì errore, vediamo un po' cosa decideranno Pirro e compagni. Comunque ho deciso di scaricare la SF1000 dal punto di vista aerodinamico, mettere più carico questo weekend non ci avrebbe fatto finire quarti. Mi hanno visto molto molto scarica, anche a livello di ala posteriore, insomma, si sono prefigurati un po' come Spa in Monza dell'anno scorso. E in gara, ovviamente, partire quarti dopo in gara sorpassare sarebbe stato un problema, adesso invece saranno gli altri a doverci attaccare e non sarà facile sorpassarci perché abbiamo più velocità e rettilineo. Sì, diciamo sull'unsafe release i piloti non hanno responsabilità. I piloti se vedono l'ok dei meccanici vanno, non è che stanno all'incrocio stradale come facciamo noi che guardano. Loro se hanno l'ok vanno, quindi sull'unsafe release il problema sono i meccanici e anche lì abbiamo avuto ancora per l'ennesima volta una leggerezza nel muretto Ferrari, perché un unsafe release con 10 auto nel box, perché era il Q3, è assurdo, cioè non puoi non vedere bene e far partire un pilota. Se Leclerc domani dovesse venire penalizzato, ma sarebbe veramente un qualcosa di aberrante, cioè per una volta che Leclerc fa un'ottima prestazione con un'auto che teoricamente non ce l'ha quella prestazione, tu me lo fai penalizzare così in questo modo assurdo? Dai, dai, veramente, non ho parole. Vettel invece ha detto che ha faticato tantissimo a trovare il ritmo, la macchina non era particolarmente male,
ma non era adatta a me quel occhi. Ho faticato anche ieri, e infatti abbiamo visto che ha fatto pochissimi giri. Stamattina mettermi ritmo non è stato semplice, però non di meno domani le proverò tutte e poi vedremo quale sarà il risultato. E c'è anche la questione ovviamente delle gomme morbide, che comunque abbiamo visto che le soft comunque andranno sul passo gara in difficoltà, e quindi è sicuramente difficile, perché partire già decimo in una posizione comunque scomoda, hanno anche accumulato pochi dati, cioè oramai il weekend della Ferrari sta diventando quello di accumulare dati, cioè si corre per i dati. Sì, sì, sono dei test. Per la Ferrari sono dei test. Non riuscire neanche poi nel venerdì, per, mi dicevi tu, il problema che ha avuto con il cooler, ma anche la pedaliera, è stata veramente forse la colpo di grazia su Vettel, che anche lui è veramente sfortunato. Poi ricordiamoci l'errore di Leclerc in Stiria al secondo GP, che praticamente la gara è due ferraristi è finita dopo un giro. Sì. Allora, anche la sfortuna si mette. Vediamo un po' di commenti. Allora, c'è Pasquale che dice: le Racing Point che fino allo scorso anno non entravano nei primi 10 ora sono potentissime, e le Ferrari che erano lì invece di migliorarsi hanno perso tanto. Ma veramente pensate che la Ferrari sono talmente ignoranti? Beh, la Ferrari innanzitutto non è che ha perso, perché se guardiamo con la SF90 l'anno scorso la Ferrari comunque gira, il problema è che non è stata sviluppata come le altre, perciò sta faticando, quindi comunque la Ferrari, diciamo, se la si paragona alla SF90 non sta andando poi come risultati peggio, sta andando diciamo più o meno allo stesso modo. Il problema è che per andare in questo modo devono avere delle soluzioni estreme, come per esempio scaricare tantissimo gli alettoni. Oggi le Ferrari correvano con gli alettoni di Monza, per dire, e solo in questo modo riescono a recuperare quel gap e a fare comunque una qualifica di entrare nel Q3 e permettere alle Leclerc di arrivare a terzo o quarto in qualifica. Però il problema è che fare questo lo puoi fare in gara con le gomme nuove, ma domani con il passo gara, quando avrai le gomme gialle e avere un assetto scarico su una pista come Silverstone, le gomme le avrai proprio graining e blistering in continuazione, e le farai soffrire tanto, e la Ferrari domani soffrirà perché proprio per questo assetto estremo che deve avere. Non si tratta di incompetenza in ogni caso, cioè si tratta, è una questione molto complicata la Ferrari. Come dicevo, loro non possono modificare il progetto radicalmente. Si sono ritrovati con il progetto della SF90 e una power unit depotenziata, quindi un'auto che era settata per andare con una certa power unit, quella della SF90, si è trovata di punto in bianco una power unit depotenziata, quindi ovviamente un'auto che non è più né carne né pesce, e non potevano più farci più niente. Quindi quest'anno va così. Quindi non vi potete aspettare che da un giorno all'altro possa tornare a diventare competitiva con le Mercedes, perché se non lo fa, il problema è che non possono sviluppare più niente, non è un problema che non lo sanno fare, lo vorrebbero anche fare, ma non lo possono fare. Quello è. Infatti hai risposto all'ultima domanda che ci è arrivata da Luca, cioè questa macchina con motore vecchio dove sarebbe secondo voi? Sicuramente sarebbe in una posizione migliore, sarebbe più avanti. Il problema ieri abbiamo parlato di questo discorso, cioè da una parte ci sono state le parole spese sul Corriere di Petruzzi, che ha lanciato questa bomba di questa spy story, quindi di una famosa talpa che avrebbe diciamo rovinato un po' la Ferrari, differando quelli che erano i segreti. Dall'altra c'è una posizione opposta, quella che è tesa a invece dare, quella che ovviamente è stata riproposta da Antonini, un giusto merito alla concorrenza, quindi a questa Mercedes che continua a dominare, insomma, che continua a spingere e a ottenere risultati. Allora, la verità è che da una parte c'è stato un passo indietro notevole, i cavalli di questo motore, e la Ferrari politicamente ha preferito chiudere con questo accordo con la FIA il discorso. Magari sarebbe andata avanti e avrebbe preso una penalità, come è successo per dire anche alla McLaren nel 2007, se non erro, che comunque ebbero milioni e milioni di multa, ma comunque andarono fino in fondo. Invece la Ferrari si è un po' tirata indietro, quindi in questo momento non possono neanche manifestare una certa lamentela nei confronti degli altri. Infatti no. Si dicono, molti che ci commentano, ci dicono: ma come mai non è la Ferrari
a per dirti denunciare la Racing Point, ma come mai non è la Ferrari a fare la protesta alla Mercedes e vederci chiaro su questi, su queste fumate che arrivano dalle W11? Ma la Ferrari in questo momento non ha potere politico, la Ferrari si è insabbiata, no. Non ha potere politico e soprattutto, come dici tu, hanno fatto un accordo segreto con la FIA in cui la FIA ha visto l'irregolarità della Power Unit dell'anno scorso e quest'anno proprio Binotto non può parlare, cioè non può andare ad additare gli altri dicendo voi avete fatto questo, avete fatto quell'altro, avete copiato in DAS, non in DAS, proprio lui non può dire niente, non ha la faccia per poterlo fare. Quindi perciò le proteste arrivano da altri team, diciamo, e non è un caso che arrivano da Renault, che forse è l'unico team puro, diciamo, quello che non è mai stato coinvolto in nessuna di queste cose, spy story o questioni di regolamento che sono andate a penalizzare, insomma, quindi perciò Renault si sta facendo molto avanti. E con le dichiarazioni anche Helmut Marko, vabbè, Helmut Marko e tutto il team Red Bull è caratterizzato comunque dal non avere peli sulla lingua a prescindere, quindi là è anche un fatto caratteriale delle persone in questione. E quindi la situazione è questa. Ed è per questo motivo che poi il presidente della Ferrari, John Elkann, dice apertamente ci vediamo al 2022. Cioè, in Ferrari sanno benissimo. Allora, sì. Delle due, per me un presidente che dice una roba così comunque sta commettendo un errore, perché non stai gestendo la AS, ma stai gestendo la Ferrari. Però dall'altro lato, se vogliamo apprezzare la sincerità di Eka, sta mettendo le mani avanti dicendo non vi fate aspettative, perché tutti si vede tra un anno e mezzo, sempre sperando che tra un anno e mezzo questa struttura riorganizzativa, che è stata anche in qualche modo diciamo rivista in settimana, è arrivato questo comunicato Ferrari con l'abbandono dell'orizzontalità a favore di una verticalità. Ricordiamo che l'orizzontalità l'ha voluta Sergio Marchionne e non ha portato risultati. Abbiamo chiesto anche a Mazzola in un recente Paddock News e lui ha detto che oggettivamente non può funzionare in Formula 1 una cosa del genere, perché ci sono delle gerarchie, c'è un vertice e poi ovviamente ci sono delle figure che devono prendersi delle responsabilità. Probabilmente nel 2022 vedremo queste responsabilità che sono state riaffermate dove porteranno. Perché io credo che se in quell'anno la Ferrari dovesse sbagliare il progetto, siamo davanti veramente al punto di non ritorno, no? Sì, sì, assolutamente. Adesso stiamo aspettando tutti al varco questo 2022, perché Elkann ha praticamente dichiarato aspettate il 2022, e poi dobbiamo vedere nel 2022, perché come dicevo prima non è che gli altri non faranno nulla, e per gli altri intendo soprattutto la Mercedes, quindi sì, aspettiamo il 2022 per almeno per avere un'auto competitiva, però questo non possiamo saperlo. In ogni caso, comunque, da presidente di una squadra come la Ferrari dichiarare apertamente che non si è competitivi e non si può neanche sperare di diventarlo nel prossimo anno, lascia ovviamente un sacco di amaro in bocca, molta delusione soprattutto nei tifosi della Ferrari, ovviamente sta praticamente ammettendo l'impossibilità di vincere. Io in ottica 2022 vedo diversi team comunque avvicinarsi prepotentemente verso la vetta, ad esempio la McLaren che avrà la motorizzazione Mercedes, io sono convinto che farà dei passi in avanti, stanno imboccando una strada positiva, avranno due ottimi piloti come Norris e Ricciardo. E va detto che anche Renault sta investendo tanto in ottica 2022, perché non solo ovviamente c'è l'acquisto di Alonso, che se torna in Formula 1 secondo me non è tanto per il prossimo anno ma per quello successivo, quindi sa che la Renault sta investendo. E poi il team francese aspettava tantissimo questo cambio di regolamento e il Covid ha ritardato di un anno, creando comunque non pochi problemi anche a livello finanziario. Quindi vedremo McLaren, Renault all'arrembaggio e invece la Red Bull che con questo motorone Honda che doveva paccare tutto, che dovevano vincere gare, giocare il titolo, della Mercedes, sta deludendo. Ieri non so se hai visto l'intervista al ovviamente capo giapponese della Honda, che ha detto praticamente non abbiamo capito come ha fatto Mercedes a metterci nel sacco.
Sì. Ma infatti, come dicevo io non posso rispondere alle domande relative al motore Mercedes perché veramente nessuno lo sa come abbiano fatto. Questi hanno sviluppato un motore insieme a un'aerodinamica paurosa, spaventosa. Se stesse la Mercedes, sarebbe la Red Bull la macchina da battere ora. Quindi io non credo che anche loro stiano con le mani in mano in vista 2022. Io vedo molti team messi bene per il 2022, ma già l'anno prossimo ricordo che McLaren sarà motorizzata Mercedes. E quindi considerando la power unit di quest'anno Mercedes, l'anno prossimo la McLaren sarà un serio problema, data anche la lineup dei piloti dell'anno prossimo, cioè Ricciardo e Norris, cioè forse sarà la lineup più interessante dell'anno prossimo. Sì, vedremo comunque domani, ovviamente questo Gran Premio di Silverstone che cosa ci serverà. E abbiamo Leclerc in quarta posizione, Vettel decimo, e vediamo ovviamente altri aspetti. Cerchiamo di individuare ovviamente altri topic al di là di questo dominio Mercedes, che io credo che dominerà l'intera stagione Formula 1, perché il campionato sarà salvo stravolgimenti, una questione semplicemente interna tra Bottas ed Hamilton. Ovviamente rimanete con noi, leggete gli articoli su Formula 1, iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete già fatto, siamo presenti anche ovviamente su Twitter, su Facebook e su Instagram. Quindi rimanete domani sintonizzati su News Formula 1 subito dopo la gara e commentate insieme a noi ovviamente quelle che sono le strategie e le vicende della giornata. E per ora da parte mia, Davide Russo e da Luca Melorio è tutto e a risentirci a domani. Ciao ragazzi, a domani! Ciao ragazzi.